Con Casagrande citofono permesso. Piccolo. Basta! Tu non puoi citofonare una continuazione, tu a questo maledetto pallone! Sto giocando a pallone. Mannaggia! Gioco con te, gioco allora, a pallone. Mi dici solo una cosa? Sì, gioca a pallone. Quel pallone è di cuoio o di plastica, quella sottile? E poi viene a giocare a pallone. Sì. Plastica sottile, viene a giocare a pallone. È plastica sottile, allora pigli un attimo uno spillone e venga, aspetta. Maurizio, caro, dimmi. Buttà spillone. Non c'è nessuno spillone. Mi dai il pallone? A pallone, Maurizio. Non voglio giocare a pallone, gioca a pallone. Perché nessuno gioca a pallone? Nessuno gioca. Tutti quanti sul cellulare, nessuno gioca a pallone. L'altro si mette a fare guerra e non si mette a giocare a pallone. Quell'altro, che... papà, non vuole giocare a pallone. Ho detto, papà, se non gioca a pallone con me, dico a mamma che c'è l'amante. Oh, e papà che ha detto? Bravo, è la volta buona che me ne vado. Ui, pure papà. Gioca a pallone. Per favore, non ti sopporta neanche lui. Se non vuoi giocare a pallone con me, allora vado a citofonare il mio amico. E vai a citofonare gli amici e tiri tu. Spider-Man, mo. Pure amico di Spider-Man. Signora Filina. Certo, la signora Filina sarebbe la ragnatela di Spider-Man. Oddio mio, oddio Filina, mio. Ma Spider-Man gioca a pallone, Ciruzzo. Vuole giocare a pallone? Ancora nella sua cameretta, signora. Sta facendo il ragnatele in questa cameretta. Quella è Spider-Man, no, è normale. Signora, no, però signora... Signora, allora, passatemi un attimo Spider-Man, il Ciruzzo gioca a pallone, ya. 5 minuti, il tempo che fa la rete vicino alla porta e te ne vai, ya. No, vabbè, gioca ragazzi, a pallone. No, guarda, allora, veramente, te lo dico una volta per tutte, Ciruzzo malefico, non vogliamo giocare a pallone! Perché non vai su Word? A fa che su Word? Così cambi carattere. No, gioca a pallone. Faccio, ragazzi. Alessandro Magno, Alessandro Magno su Ciruzzo, gioca a pallone. Alessandro Magno. No, vabbè, almeno porta un poco di frutta. Alessandro Magno ti porta la frutta? Non scherzare, il re della Macedonia. No, vabbè, ma io non ce la faccio, perché devo vivere così? Allora, tu non sai, ma tu nella vita non hai proprio niente da fare, solo a pensare a giocare a pallone. Non è vero, non penso solo a pallone, io studio, sono io un tuttologo, io ho studiato un sacco che di sei cose, tu? Non penso solo a pallone, no, io studio sempre, so tutto, mettimi alla prova. Una qualsiasi mettimi domanda. Mettimi alla prova, io non gioco solo a pallone. Vabbè, facciamo così, allora, che cosa è stata la frase famosa, famosissima, la sanno tutti, che disse Armstrong quando ha appoggiato il piede sulla luna per la prima volta? Ma a casa può giocare a pallone. Vado a chiamare la mia amica. Vado a citofonare la mia amica. Vuoi citofonare l'amica? Heidi. Heidi, amica tua? La capretta ha risposto citofona. Nonno. Nonno di Heidi, giusto. Poi nonno c'è Heidi, su Ciruzzo gioca a pallone. Ah no, sta studiando il suo poeta preferito. E qual è il poeta preferito? Pascoli. 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 E io che glielo domando? Lorenzo Insigne. Lorenzo Insigne è su Ciruzzo. Ma pure Insigne. Ma veramente sei andato nella casetta in Canada? Mi dispiace, veramente, mi dispiace che te ne sei andato. Veramente, tutti quanti dispiaciuti, pure io. Buone cose, buone cose. Buone cose. Ad acidofonata. Spalletti. Visto che sei liberato un posto, posso venire a giocare a pallone? Gioca a pallone. Vabbè, ma sei esagerato, vieni qua. Pallone, vieni che te lo buco, maledetto, tu a quel pallone.